guardarci a vicenda come persone e a riconoscerci figli di Dio e fratelli fra noi. L'esperienza di questa sera ci aiuta a guardarci negli occhi e a dire: tu sei mia sorella, tu sei mio fratello. Prima condizione per la pace. Ancora Francesco, la cultura dell'incontro tra fratelli e sorelle rompe la cultura della minaccia. Mi domando, chi è che minaccia? Chi usa la cultura della minaccia? È la mafia. La cultura dell'incontro rompe la paura, dice Francesco. Mi domando, chi ha paura? È naturale, ma l'atteggiamento sovente della società che diventa e fa della paura un'omertà, questa va rotta. Se non partiamo di lì, vince purtroppo la cultura della minaccia e ne diventiamo succubi. Ho accolto l'invito di questa sera. Sono convinto che accogliendo il messaggio del Vangelo, noi cristiani, tutti, possiamo dare voce e corpo alla speranza di tanti uomini e donne. Possiamo testimoniare la solidarietà e la legalità anche qui in Capitanata. Possiamo denunciare la mafia, il malaffare, la delinquenza striscianti nel nostro territorio. Gli episodi gravi e inquietanti che ho contato nel mio primo anno in terra garganica e qui a Foggia, ve li dico solo nella mia diocesi, ho contato 5 omicidi, 2 tentati omicidi, varie sparatorie e atti intimidatori. Mi sono detto, per le conoscenze che avevo precedentemente, rispetto al numero degli abitanti, siamo alla media dell'America centrale, che è il luogo più violento al mondo, non in stato di guerra. Allora definiscono questi atti il Gargano e l'intera provincia di Foggia come terra ad alta esposizione mafiosa e impongono la necessità urgente di vivere nella legalità, di promuovere azioni di giustizia attraverso una testimonianza di vita attenta al bene comune. Il senso civico cresce monitorando i fenomeni legati alla criminalità organizzata, che spesso si serve della debolezza della politica per imporre proprie logiche ed attività. A prima vista sembrano dare lavoro e promuovere il benessere della comunità, ma di fatto costituiscono un sotterfugio per altre cose, per il riciclaggio di denaro sporco, guadagnato altrove, in attività criminose, come il caporalato, il pizzo, l'usura, la vendita di stupefacenti, le ecomafie, la prostituzione, eccetera. Ho richiamato nella mia diocesi più volte il circuito di alleanze perverse, di sistema infetto e infettante venutosi a creare, nel quale la politica subisce il ricatto di una economia inquinata che campa sulla carenza e bisogno di lavoro della cittadinanza e in particolare sul bisogno di lavoro dei giovani. È questo il vero e grande problema che dà alimento alla criminalità, alla mafia, all'inquinamento della politica.
di risposta a tale situazione la Chiesa, le Chiese direi, al plurale, si sentono impegnate a svegliare le coscienze, a educare al senso civico, a formare laici onesti e competenti che abbiano il coraggio di assumere la missione della politica e costruire modelli sani di imprenditorialità. Se non abbiamo questi modelli, non risolveremo mai il problema del lavoro. Secondo recenti stime della Commissione parlamentare antimafia, la criminalità organizzata nelle regioni del sud del paese sviluppa un consistente fatturato in euro l'anno, il che, invece di essere a beneficio della società,